Al Teatro delle Celebrazioni, dal 20 dicembre al 7 gennaio, nuovo spettacolo con due grandi attori, comici, brillanti, bravissimi, un testo molto Emiliano Romagnolo, perché si tratta dell'Artusi, Stefano. Sì, Artusi, bollito d'amore, è il titolo dello spettacolo. Siamo io, Maria Pia Timo, lo spettacolo è scritto da Roberto Pozzi, Clesso Marè, suo marito, e la regia l'ha fatta Alessandro Benvenuti, quindi un ritorno dopo tanti anni, a lavorare con Alessandro. Sì, lo spettacolo è bello, è divertente, un impegno produttivo importante, belle scenografie, bei costumi, lo spettacolo è divertente, non solo, alla fine viene anche un bel groppone alla gola, mangiamo le tagliatelle che tira lei, e quindi cosa dire di più, venite, perché assisterete ad uno spettacolo veramente molto divertente e fatto molto bene. Quindi cucini in scena. Cucini in scena, tiro le tagliatelle, proprio le impasto, le tiro, vengono fatte, fabbricate in scena. Difficile riuscire a fare questa cosa continuando anche a recitare, a parlare, ma insomma è un po' come guidare e chiacchierare, si riesce. Con le prove abbiamo provato a lungo, un spettacolo molto provato e quindi si riesce. Le possiamo assaggiare dopo le tagliatelle oppure? Voi no, le mangia. Io le mangio. Vito, lui è l'unico che riesce a mangiarle. Quando sono buone, quando mi sono accorta che sono venute buone, vado a cercare il piatto per finirle io, ma non sempre sono all'altezza, perché chiaramente la sfoglia è sottile. Quindi gli dico: vai piano, se la vuoi mangiare buone, vai piano, perché altrimenti la faccio grossa la sfoglia. Ma le battute vanno in base in quel pezzettino lì proprio allo spessore della sfoglia. L'ultima domanda è questa: che cosa avete scoperto di una figura come l'Artusi, che è fondamentalmente il primo che ha un po' organizzato quella che era la tradizione culinaria italiana, che arriva da secoli e che però fino ad allora nessuno aveva mai catalogato, organizzato in maniera analitica, come ha fatto lui nell'Ottocento? La cosa che dice sempre mio marito, che è l'autore del testo, è che lui è stato un precursore dei moderni blog di cucina, perché è una cosa che magari non tutti sanno. L'Artusi, dalla prima edizione all'ultima, si è arricchito di tantissime ricette, non perché semplicemente Artusi le abbia aggiunte, ma perché riceveva lettere di signore. Infatti lui lo dice, la signora Olga mi... E quindi è un'opera corale, molto più corale di quello che si pensi. Ecco perché rappresenta veramente la società dell'epoca, l'Italia dell'epoca, e per questo è uno spettacolo che unifica, è un libro che unifica. Poi Artusi era molto ironico anche, lo si vede con i baffoni, sembrava un uomo austero, invece era molto molto ironico, si prendeva molto in giro anche sul fatto del far da mangiare, insomma un personaggio interessante. Scoprirete un Artusi particolare, insomma, in una veste non consueta. Grazie a voi.